Buonasera, inauguriamo quest'oggi un nuovo format che siamo certi ci darà enormi soddisfazioni. Il format in questione è Notte, presentato da Luca Carlerelli. Non mi resta che augurarvi buon divertimento. È una splendida mattina a Londra, quando Rudy e Anita si incontrano con i rispettivi amici a quattro zampe nel parco. Pongo e Peggy sono i nomi dei loro due cani dalmati, bellissimi. Si incontrano, si piacciono, si innamorano, mentre le foglie vibrano al vento, mentre gli insetti si rincorrono felici nell'aria, mentre gli scoiattoli saltellano sui rami, ma questa è un'altra storia. Anche Rudy e Anita si conoscono e si innamorano, mentre i loro cani giocano felici, inzuppandosi nel laghetto, sgrullandosi addosso a loro, scavando buche nel meraviglioso parco, distruggendo panchine, tanto paga l'amministrazione comunale, che cosa gliene frega a Rudy e a Anita, no? Andranno a vivere insieme. Pongo e Peggy avranno dei meravigliosi cuccioli, che saranno però presto rapiti da una svitata psicopatica in pelliccia, che li porterà insieme ad altri cuccioli di dalmata in un vecchio maniero non molto distante dalla loro casa, ma questa è un'altra storia. I cuccioli saranno in tutto 99. 99 cuccioli, all'incirca ammontano a 7 cucciolate. 7 cucciolate che appartengono ad altrettante famiglie. C'è Ted Brown, dopo quell'episodio, svilupperà un odio cieco nei confronti di tutti gli animali in bianco e nero. Prima di tutto questo, la popolazione mondiale dei panda ammontava a circa 15 milioni di esemplari, e sapete adesso come stanno messi. C'è Jessica Wright, la piccola padroncina di Ciuffi e della sua cucciolata. Da allora non fa che abbaiare. Con l'aiuto della chirurgia si è fatta impiantare un'extension alla colonna vertebrale per poter scodinzolare e migliorare così il suo potenziale comunicativo, ma non sarà più la stessa cosa, ma questa è un'altra storia. C'è Frank Bradford, il pastore protestante, che da allora ha dipinto con vernice indelebile i propri 12 figli di bianco a pois neri, provocando loro dei gravi danni alla vita sociale, ma questa è un'altra storia. Ci sono tutti loro. Non ci sono solamente Anita e Rudy Radcliffe, che nel frattempo hanno aperto un allevamento di cani dalmata. E voi lo sapete quanto costa un cane dalmata? Informatevi, fatevi due conti e saprete presto che Rudy e Anita adesso sono milionari grazie agli altri cani. Ma tanto a voi che ve ne frega. Voi vedete i cagnolini che scodinzolano, macchia quello che guarda la televisione, è divertente, vero? Quando vedrete ancora la carica dei 101, non pensate solamente alle macchie nere dei dalmati, ma pensate anche e soprattutto alle brutte macchie nere della vostra coscienza. Alla prossima puntata di Notte. Buonasera.